Una piccola promessa prima di iniziare il video. Siccome sono una persona che cambia pochissime volte la programmazione, ho deciso di dedicare una piccola, diciamo così, tra virgolette, stagione alle collaborazioni. Quindi di seguito vedrete praticamente una collaborazione dietro l'altra finché il video non dirà diversamente. Questo per dirvi che non mi sono dimenticato dei vari tag che mi avete chiesto, anche se alcuni sono vecchi di mesi. E adesso vi lascio al video. Dia duvita a tutti. Quest'oggi, che per voi sinceramente... Voi, per voi, sembro siciliano, per voi non so quando sarà, perché io come al solito non conosco mai la programmazione. È la volta di un video tag che è però un collab tag, perché lo faremo in collaborazione con la mia amica Mary del canale Luca Mary Decadella. Quindi, nel caso ancora non la conosceste, vi voglio tutti sul canale di Mary. Il tag in questione è l'immagina se. Io l'ho visto da Ambrastella, che saluto, ed è invece stato creato da La Cristina. Quindi in info box vi lascio sia il canale di Mary, che il video di Mary, che il canale di Ambra. E il canale della Cristina, andate a vederli tutti perché non ce n'è uno che non mi piaccia di tutti quelli che ho nominato. Andiamo con le domande, che sono poche, però meritano delle risposte belle corposette. Numero 1: immagina se al mondo fossimo tutti uguali. Allora, io ho un parere un po' controverso in questo senso, nel senso, scusate il gioco di parole, l'ideale sarebbe quello che dicono un po' tutte le persone intelligenti, cioè che l'uguaglianza eccessiva fosse un po' noiosa e che quindi ognuno di noi facesse ricchezza della diversità dell'altro. Ora, io non è che sono perfetto, non lo sono assolutamente, posso sembrarlo dai video, ma vi assicuro che non lo sono. Però, sinceramente, portando ben due oggetti di diversità sulla groppa, nella fattispecie la disabilità e la preferenza affettiva, perché non mi piace dire preferenza sessuale, sembra che esista solo il sesso al mondo. Portando due diversità, cioè la disabilità e la preferenza affettiva verso gli uomini, e vedendo le persone come si pongono con me, sinceramente, a volte mi ritrovo a sognare un mondo dove siamo un po' più uguali, pensando che forse ci vorremmo un po' più di bene. Non pretendo che nessuno sia d'accordo con me, però, insomma, 26 anni, se servono a qualcosa, mi hanno portato un po' a questo. Questo non vuol dire che io da oggi discriminerò per farla pagare a chi ha discriminato me, attenzione. Però spero che mi abbiate capito, insomma, nel caso fate domande nei commenti giù. Domanda numero 2: immagina se fosse possibile andare avanti e indietro nel tempo. Allora, io indietro, boh, forse un pensierino di andare indietro ce lo potrei anche fare, nel senso che sapendo che magari alcune persone si sono comportate un po' di cacca con me, eviterei alcune situazioni, o forse addirittura mi inventerei qualche scusa per allontanarle, non lo so, qualcosa me la potrei evitare. Sull'andare avanti non sono altrettanto sicuro, non lo so, meriterebbe una riflessione più profonda, ci dovrei pensare, però non sono così sicuro, sinceramente, forse no. Quindi andiamo al punto 3. Immagina se i soldi piovessero dal cielo.
Ora, sinceramente, io rientro tra quelle persone alle quali due soldini farebbero comodo, però è anche vero che delle piogge di soldi giustamente non usufruirei solo io, e quindi forse non sarebbero il massimo della positività, perché comunque andrebbero in mano a persone che invece di comprarsi da mangiare cambierebbero un cellulare al mese senza bisogno. Comunque andrebbero in mano a persone che farebbero scoppiare l'armadio, quindi non lo so fino a che punto possa essere positiva una pioggia di soldi. Bisognerebbe esserci dentro, un po' come la domanda prima. Ora come ora mi viene da pensare così, poi magari non lo so, poi come parlo stamattina. Immagina se la tecnologia non esistesse. Allora, vi rispondo prima con tre parole e poi sviscero la questione. Io sarei perso. Io. Perché? Perché sarei perso? Sarei perso perché, anzitutto, al momento in cui sto girando questo video, non sto lavorando. Che è la motivazione principale, quindi sostanzialmente non ho una cippa lippa da fare. Questa è la motivazione principale. In secondo luogo, ma ancora continuando a mantenere una certa importanza, io purtroppo, come sapete, mantengo la maggior parte delle mie amicizie a distanza. Di conseguenza cosa succede? Toglietemi la tecnologia, cioè io, quelli che ho fatto in tempo a scambiare il numero, ci sentiamo, a meno che nella tecnologia non siano compresi pure i cellulari. E se no non ci sentiamo nemmeno. Quelli che magari li sto conoscendo, li conosco da meno tempo, e non abbiamo ancora scambiato il numero, magari potrebbero essere buoni amici e non ci sentiremmo più. Quindi io sarei un po' perso, perché come sapete io, vabbè, a parte chi mi aiuta, a parte chi vive con me, diciamo fuori dal contesto casa, ho solamente un'amicizia. Amicizia che comunque si serve della tecnologia, perché comunque ci permetterci d'accordo per vederci con Max, ci telefoniamo, cioè a volte mando dei messaggi su Facebook per metterci d'accordo, oppure guardo le foto che mette su Instagram. Io non ce l'ho Instagram, per quello che non lo vedete nei miei info box, non ce l'ho. E quindi, in una parola, sarei perso. Ultimo punto, quinto e ultimo punto. Immagina che questo video lo stia guardando chi ti odia. Sarebbe più lo stesso. Ma va bene? Beh, innanzitutto la cosa non mi toccherebbe negativamente. Anzi, sarebbe una bella cosa se lo sta guardando chi mi odia, perché vedrebbe che io sono caduto tante volte e chi mi odia lo sa. Però non mi sono spezzato, non ho intenzione di spezzarmi, e io penso che sia questo il vero essere forti nella vita. Per essere forti nella vita non è non cadere mai, non è quello che vorrebbero alcune persone, che poi quando capita un giorno che sono un po' giù, subito ne approfittano per darmi un calcio nel culo perché non vogliono sentire problemi. Voi siete deboli, il forte sono io, che mi sono rialzato tante volte e mi continuerò a rialzare finché ci sarà mezza cosa come questo patuffolino qui a terra che mi farà sopravvivere. A questo punto il video tag è finito. Io vi ricordo ancora una volta di passare dai canali che vi ho linkato, in particolare in quello di Mary, che farà il mio stesso tag, ma non solo, perché anche quello di Cristina, di Ambra e anche di Max valgono una visita, quindi io ve li lascio praticamente tutti, tanto l'info box è lì apposta. Vi mando
un bacione e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!